La Mercedes CLS, dopo aver aperto la strada alle sempre più gettonate coupé a quattro porte, diventando uno dei modelli più ambiti della gamma di Stoccarda, adesso si lancia in una nuova sfida. Ha il portellone posteriore, ma non è una familiare vera e propria. Ha un padiglione molto inclinato, ma non è neppure una coupé. E in termini di prestigio e lusso, a bordo, non ha di certo qualcosa da invidiare ad una berlina di rappresentanza, potendo vantare peraltro motori molto performanti, da 204 cavalli in su. Si chiama CLS Shooting Brake e nasce con il preciso intento di risvegliare l'interesse verso i modelli wagon della sella a tre punte, mirando ad un compromesso fra il cuore e la ragione, tra la passione e la funzionalità. Esteticamente è più pesante della CLS da cui deriva, ma il lungo cofano, le linee tese e marcate e la coda rastremata si ritrovano in un equilibrio aggressivo e imponente che a tutto fa pensare, fuorché di avere a disposizione un vano di carico da 590 a 1550 litri. Decisamente stravagante per il settore automobilistico è il pianale di carico rivestito in legno, che sottolinea la cura dei dettagli e il carattere manifatturiero dell'abitacolo, creando un contrasto di sicuro effetto scenico, seppur opinabile nel gusto. La CLS Shooting Brake è disponibile in quattro motorizzazioni, due diesel e due benzina. Sono di serie per tutte le versioni il cambio automatico 7 G-Tronic Plus e la funzione Eco Start Stop, e soltanto per le motorizzazioni top di gamma sono disponibili le versioni a trazione integrale. Il modello d'ingresso è la CLS 250 CDI Blue Efficiency da 204 cavalli, con consumi ed emissioni quasi da utilitaria. Ma chi vuole di più avrà l'imbarazzo della scelta, potendo puntare, se il portafoglio lo consente, anche alla versione da 408 cavalli o addirittura alla più sportiva AMG, che di cavalli ne ha ben 557. I prezzi partono da circa 66.000 euro e arrivano a superare anche i 143.000 euro con la versione AMG Performance.